Salve a tutti e benvenuti a Vivere in Corea del Sud. Oggi voglio parlarvi dell'utilizzo dei caratteri cinesi nella lingua coreana. Originariamente il 60% del lessico coreano deriva dal cinese, in particolare dai caratteri cinesi, conosciuti in coreano come Hanja. Han sta per dinastia Han. E già per carattere. Per chi di voi studia cinese o giapponese, si tratta appunto degli Hanzu e Kanji. La premessa è che giapponese, coreano, cinese sono lingue diverse, però possono esserci delle lontane somiglianze. In particolare, giapponese e coreano hanno una grammatica molto simile, ma non nel 100% dei casi. Infatti, talvolta utilizzando lo stesso costrutto grammaticale, vengono fuori delle frasi che un giapponese non capirebbe da parte di un coreano, e stavolta un coreano non capirebbe da parte di un giapponese. Allo stesso modo, cinese e coreano sono diverse, giapponese e cinese sono diverse, ma cos'è che le accomuna? L'utilizzo degli hanja. Oggi lo studio del coreano non comporta necessariamente lo studio degli hanja, come era richiesto invece decine e decine di anni fa. Tuttavia, se siete interessati, potrebbe essere utile uno studio quantomeno basilare. Sia perché potrebbe aiutarvi a conoscere altre parole, e vedremo il come, e sia perché comunque lo ritengo interessante. Vediamo in modo pratico, per esempio, la parola hanja, ovvero hanzu e kanji, che appunto nelle tre lingue giapponese, coreano e cinese ha una pronuncia diversa, ma l'origine è appunto Han, dinastia Han, ji carattere. Allo stesso modo, kulja, che significa appunto lettera. E poi, per esempio, numero, sukja, che significa appunto numero. Un altro esempio è la parola animale, tongmul. Oppure oggetto, mulgon. Quando si tratta di un oggetto magari fatto a mano, comunque artigianato, un oggetto che potrebbe essere anche una borsa, un oggetto, anche un giocattolo, generalmente si dice cepum. E questo pum sta per oggetto. O cosa, quando allo stesso tempo vediamo questa parola che significa cibo e la parola pum di fianco, probabilmente sappiamo che si tratta di un qualcosa che riguarda il cibo. La parola hwajangpum, ovvero trucco del make-up, è costituita da questi caratteri. Ora, teoricamente è possibile, magari per chi conosce i caratteri tra un cinese e un coreano, comunicare tramite i caratteri, però la lettura è diversa. Per esempio, anche nel caso del giapponese, questo non è ja ma kanji, quindi han diventa kan, oppure questo diventa moji, quindi non è kul. Sukja invece è simile perché è suji, però già è diverso. Per esempio, la parola trucco, hwajangpum, in giapponese Keishohin. Quindi generalmente i coreani imparano le parole più comuni, come per esempio i giorni della settimana e i numeri. Quindi, vedendo per esempio la parola mese, wol, che significa anche luna in realtà, e aggiungendo il carattere fine, mal, si ha wol mal, quindi fine mese. Si può fare anche per fine settimana, eccetera. Quindi, per voi, eventualmente, studiare i caratteri potrebbe aiutarvi a capire delle parole composte se ne conoscete la lettura e non sempre la pronuncia sarà uguale. In alcuni casi potrebbe essere simile, perché se non sbaglio, anello in cinese si dice panzu e in coreano comunque panji. Correggetemi se sbaglio, se c'è qualcuno che studia cinese. O per andare sul sicuro, visto che ho studiato giapponese, la parola famiglia, per esempio, in coreano è kajok e in giapponese kazoku, quindi ci sono delle letture di hanja molto simili. Però, in linea di massima, studiare gli hanja vi potrebbe aiutare a capire delle parole composte, però appunto non sempre la lettura coincide. Anche il coreano medio ormai generalmente sa scrivere il kanji o hanja del proprio cognome e generalmente appunto i giorni della settimana, i numeri, eventualmente mese, fine, però non tutti conoscono le parole più composte. Per oggi è tutto, al prossimo video, un saluto.